E come è cambiata la vita del personale all'interno dell'azienda ospedaliera di Padova? Allora, innanzitutto diciamo che da un anno a questa parte i cambiamenti sono stati notevoli e repentini. Sempre in funzione di adeguare i servizi alle esigenze della popolazione. La nostra attenzione che abbiamo avuto al massimo, nel limite del possibile, nei confronti del personale del comparto, che è rappresentato in modo prevalentemente da donne, è stata un'attenzione nel limite del possibile nella gestione un'attenzione per in funzione del benessere organizzativo. Abbiamo cercato di tenere in considerazione quelle che sono le esigenze personali, le prescrizioni anche degli operatori in funzione alle riorganizzazioni dei reparti Covid che siamo venuti a creare. Chiaramente nell'emergenza molti infermieri sono passati da reparti non Covid a reparti Covid. Questo è un punto molto caldo, nel senso che purtroppo per adattare le esigenze dei servizi abbiamo dovuto, in base anche a quelle che sono le indicazioni strategiche e anche regionali, chiudere e accorpare alcuni reparti e aprire appunto alcuni reparti Covid. Quali sono? Ovviamente il personale che noi abbiamo utilizzato è quello che abbiamo recuperato dalla chiusura dei reparti non Covid, soprattutto in ambito chirurgico, sono stati chiusi e accorpati alcuni reparti. Il messaggio che posso dare è che questa è la fase più delicata. Mollare adesso vuol dire buttare via gli sforzi che abbiamo fatto in questo anno. È vero che siamo tutti stanchi di stare a casa, di non avere la vita sociale contatto, però in questo momento se continuiamo a mantenere distanziamento e regolari norme di igiene, forse ci aiuta ad affrontare questo ultimo periodo che dovrebbe veramente essere l'ultimo. Quindi purtroppo si vedono affollamenti fuori. È vero che abbiamo voglia di stare all'aperto, però mi raccomando, mi raccomando.